Celebriamo i secondi vespri della solennità dell'Epifania del Signore, come indicato sul libretto. Mentre si accendono i lumi per rischiarare le tenebre, volgiamo il nostro sguardo alla luce che non conosce tramonto e invochiamo la venuta di Cristo perché la sua luce dall'alto ci doni di penetrare con sguardo puro e cuore libero il mistero cui ci ha reso partecipi. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Viene cantata un'antifona della liturgia ambrosiana, in essa clamiamo a Cristo. Cristo, preannunciato dai patriarchi, dai profeti, adorato dai pastori, è rivelato da una stella ai magi e accolto con esultanza dai giusti. Il canto che verrà eseguito sarà ripetuto 4 volte per indicare la gioia suscitata dal mistero che oggi celebriamo. Seguiamone il testo, pagina 3.
patriarche, proclama verunte, et omnes profete, annuncia verunte, pastoribus angeli ostenderunte, celi per stellam declara verunte, et omnes iusti cum gaudio patriarche, reclama verum te, et omnes profete, annuncia verum te, pastor ostenderum te, celi per stella, declara verum te, et omnes illuminans altissimus, micansi astriarum globus, pax vita lumen veritas, Iesu fave precanti. Seu mystico baptismate, fluenta Iordanis retro, conversa quondam tertio, presente sacraris di. Yeah.
scolora rivides, inebriare flumina, elementa mutata stupe, transiri in usus alte. Mirabitur iuges mea tus fonsi. Cantori eseguono ora un responsorio che ci invita a contemplare il mistero della nascita e della manifestazione di Gesù Salvatore. Seguiamo la traduzione a pagina 6.
hai perdonato l'iniquità del tuo popolo, hai cancellato tutti i suoi peccati. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Ma sempre, sempre sarai accanto a noi, pietà e castrerà il tuo sdegno. Non tornerai tu forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore, egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina al tuo piede, e la sua gloria è la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. Quando il Signore elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. La vita di la mia giustizia, e sulla mia giustizia salvezza. Ecco, benedite il Signore, voi tutti i servi del Signore, alzate le mani verso il Tempio e benedite il Signore. La Sion ti benedica il Signore, che ha fatto cielo e terra. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli, amen. A parole di grazia, salvatore. Oggi, o Dio di misericordia, oggi hai svelato, Padre, alle genti convocate dalla luce di una stella il tuo Figlio unigenito. Ora che già ti abbiamo conosciuto nella fede, guidaci tu benignamente alla contemplazione aperta della tua sovrana bellezza. Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore, nostro Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Mamma mia, magnifica il Signore.
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che non temono. Lasciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia. Misericordia con la venuta dei magi, primizia delle genti lontane, i popoli tutti hai chiamato a salvezza e con lo splendore di una stella hai rivelato a noi la tua gloria, fa che questa nuova e stupenda luce dal cielo irraggi sempre nei cuori, per Cristo nostro Signore. Amen. La celebrazione dei Vespri richiama il mistero del nostro battesimo, perché non si smarrisca la nostra identità di figli di Dio. Cosa c'è di più divino del lavacro
della grazia per chiamare i popoli. Nessuno deve sottrarsi ad esso, dal momento che Cristo non si è sottratto al lavacro di penitenza. Questa speranza in Lui purifica se stesso come Egli è puro. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre onnipotente, al popolo che giaceva nelle tenebre hai donato una grande luce. Fa che ricerchiamo sempre il Signore Gesù e lo conosciamo ogni giorno più intimamente, accrescendo la fede del nostro battesimo per Lui che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Rendiamo grazie al Dio di misericordia che ci ha chiamato a partecipare alla sorte dei santi nella luce. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Padre che sei fedele, ti sei rivelato al mondo nel tuo Verbo fatto carne. Aiuta la Chiesa perché annunzi il Vangelo a tutte le genti. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Padre che sei buono, tu ci rischiari col mistero di Cristo. Fa che tutti credano e arrivino alla vita e alla gloria. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Padre che sei giusto, per mezzo dell'unica fede fondi tutte le diversità umane nell'unica famiglia dei tuoi figli. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Padre che sei santo, illumina i predicatori della tua parola e rendili sempre testimoni della tua verità. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Padre di tutti, abbi pietà di quanti sono morti in questo giorno e avvolgi i tuoi figli defunti nella luce del tuo regno. Al tuo splendore, o Dio, camminano i popoli. Preghiamo il Dio vivo e vero che in Cristo ci ha manifestato il suo disegno di salvezza. Thank you.
dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci indurre in tentazione ma liberaci dalle La Santa Trinità ci salvi e ci benedica. Amen. Siamo venuti per adorarlo. È l'impegno che deve suscitare in noi la liturgia di questa solennità. Nell'Eucaristia è racchiuso tutto il bene spirituale della Chiesa, cioè lo stesso Cristo, nostra Pasqua e pane vivo. Perciò lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo Signore, presente nel sacramento dell'altare. Signore Gesù, abbiamo visto sorgere la tua stella e siamo venuti per adorarti. Siamo venuti per aprire il nostro cuore e la nostra vita all'incontro con te, vita e luce dei credenti. Tu sei la stella fulgida del mattino, e ti manifesti con la tua stessa luce. Siamo venuti per adorarti, per orientare a te tutta la nostra esistenza. Abbiamo riconosciuto che tu sei la via, la verità e la vita, e ora possiamo ritornare alla vita di ogni giorno, con una speranza rinnovata e una certezza nel cuore. Abbiamo sperimentato il tuo amore e la tua consolante vicinanza. Abbiamo creduto e conosciuto che il Signore del Cielo così viene onorato. È posto in una stalla colui che regge il mondo. Sta nella mangiatoia chi dalle nubi regna. Mettiamo davanti a te le nostre paure e piccolezze. Fa che ci lasciamo illuminare dalla vastità della tua mente,
e dall'ampiezza del tuo cuore, affinché anche in noi cresca la consapevolezza che il tesoro più prezioso da offrirti è la testimonianza della vita e l'adorazione di un cuore sincero. Tu che ti sei rivelato alla silenziosa meditazione dei magi e all'adorazione di tutte le genti, fa che ogni uomo trovi verità e salvezza, pace e perdono nell'incontro illuminante con te, unico e necessario Salvatore del mondo. Amen. Preghiamo, donaci, o Padre, la luce della fede e la fiamma del tuo amore, perché adoriamo in spirito e verità il nostro Dio e Signore Cristo Gesù, presente in questo santo sacramento. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Diamo lode al Signore, rendiamo grazie a Dio. Qui fecit in caelum et terra,
vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. O salutaris hostia, quae celibatis hostium, et aperutus hostia, ad opulter ausilium.